una giornata bruttissima perché piove, è uscita una sfera di giovane e allora cuore vuole fatto il filmato, sì. Si è, come si dice, si è guarda come si è ridotto il pelo per lui, eccolo qua, guarda. Ma cuore non sei presentabile, eccolo qua. Sì, va bene. Non fa niente. No, loro giocano, c'è la terra, sì. C'è l'embriccio, quindi non è che dobbiamo... Adesso sarai spazzolato. Ma qua. Veramente il video non era per lui, dovevamo fare il video a Iago, avevamo a Iago, però si è prenotato lui. Ecco qua, lui è cuore. Vi ricordate le sue zampette erano così? Guarda che zampone. Aspetta, stavano male. Ma delle zampe qua. Meravigliose, delle ora zampe gli sono, spettacolari. Sono guariti. E ti ricordi che pesava a 7 mesi 6 kg cuore quando l'hai preso? 6 kg, ora è diventato un paciuccone, un cicciottello come dici tu, sempre. Eccolo qua, cioè, mai visto a cuore così che si vuole fare il filmato, quindi vuol dire che se ne vuole andare. Ma lui non se ne vuole, lui vuole stare con te, lui vedi, si vuole essere abbracciato. Eccolo qua, allora vi presentiamo a cuore, lui ha avuto tanti problemi, è stato abbandonato in una campagna da solo. Come una... Nel fiume, nel ricordi, nel torretta si era nascosto? Sì. Di notte? Come una sacchetta di spazzatura buttato là e al suo destino. Ora è diventato un cagnolino. Il nome un cagnolino piccolo piccolo! No, ma già il nome dice tutto, cuore. Ed è un cuore veramente. Ma che c'entri? Guarda là, è un cuore veramente. Quindi ma cerchiamo una mammina. È uno dei più bei cagnolini di tutto il cuore, eh? È sporco, è normale che sporco perché posso far vedere cosa ha fatto? Ha fatto scava non sempre una buca. Scavano sempre perché loro è il suo modo di fare, di giocare, i maremmani cioè, sono così, quindi tutti i cani scavano. Si sporcono sempre. Tutti i cani scavano, certo, e sono quindi felici di stare in mezzo alla terra. Sì, e hanno da quella parte hanno le cuccette qua, giocano e noi eccolo. Certo, perché lui non si voleva fare il video, ora, ma è geloso. Ok. Aspetta. Perché è molto difficile fare dei filmati a loro, è molto difficile perché è un cagnolone grande, è un cuore bellissimo e poi noi la nostra cosa è i cuoricini che camminano. E lui è un cuoricione. Quello, un cuoricione grande. Che cammina. Eccolo qua. E presentiamo gli altri. Cuore! Iago è sa quello che doveva farsi. Iago è questa qua, Iago. Quindi una telefonatina per lui. Noi più di questo non ci possiamo fare. Ciao amore, ciao. Loro quando vengono qua ritrovano la sua dignità, ritrovano il suo amore, ritrovano la sua personalità, perché hanno personalità, specialmente i maremmani. E poi la cosa più bella che ci viene e che è da dire è perché loro sono così. Con noi tutti i cani nostri sono in questo modo, non c'è nessun problema. Guarda, eccolo. Ha avuto problemi, era traumatizzato per l'orgoglio, impaurito. Sì, ma poi era sottopeso completamente, sì, con le zampe che si piegavano perché l'accrescimento corporeo non aveva, i cartilagini non avevano risposto perché pesava pochissimo. Lui è così, lui 7, è fatto 8, è un cuore, veramente. A 10 mesi adesso. Sì, 10 mesi ha ripreso la stazza che avrebbe dovuto avere da subito del maremmano. Certo. E diciamo anche due parole, vieni qua, cuore. Soffre di gratitudine, bisogna sì dire. Lui soffre di gratitudine perché non dimenticherà quello che è stato fatto per lui. Fermo, amore, fermo, come faccio a riprendere? Un po' più di papà. È giovanissimo, lui ha 10 mesi. Ed è bellissimo. È un maremmano vero, è bellissimo. Sì. E deve trovare una casa per forza. Ha un carattere, si dice. No, tanto sai, non ricordavo proprio la storia. Sì, sì, la storia è bruttissima. Sì. Come quasi tutte le nostre, dobbiamo orgogliosamente dire a lieto fine, perché cuore sta benissimo, ha 10 mesi, è una meraviglia, un vero maremmano, oltre che uno dei più bei cani del rifugio. Quindi, eccolo qua, chiamate per cuore. La sua vita è stata tutta brutta, ha passato, ha visto, Anita, ha conosciuto tutto il brutto del mondo. Finalmente è rigenerato, eccolo qua. Riesce anche a ridere, riesce a fare tutto. Guarda che dentatura, cioè, dei denti bellissimo, bellissimi.
bianchissimi. E guarda le zampette, come abbiamo detto. Queste sono le zampette, ma io adesso le monterò qui sopra. Certo. Quelle che si piegavano, vi ricordate che erano state steccate? Camminava con tutte e due le zampe steccate. Queste sono le zampette piccole piccole, recuperate perfettamente. Quindi chiamate per cuore. Eccolo qua. Andiamo a cuore, andiamo a cuore. Vai.